Buonasera, care anime. Questa sera voglio affrontare un argomento specifico. In questi giorni mi è capitata più volte l'opportunità di fare questo tipo di riflessione e la voglio condividere con voi che seguite il canale. Questo canale era nato per proporre letture, che aiutassero il risveglio delle coscienze in questo momento di passaggio dalla terza alla quinta dimensione, un momento lungo in realtà che sta durando decenni. Dopodiché mi sono sentita anche di condividere alcuni messaggi ricevuti da me, ricevuti da altri, messaggi che ovviamente ho sentito autentici, ho condiviso in tutti i sensi, ecco. Però ci tengo a chiarire che l'obiettivo di ognuno di noi nel processo di elevazione di coscienza deve essere quello di connettersi alle proprie guide e diventare autonomo, di sviluppare la capacità di discernimento e quindi di saper distinguere ciò che è meglio per ognuno di noi, al di là di quello che ci viene proposto da altre persone, anche se in buona fede, anche con le migliori intenzioni. Ecco, non vorrei semplicemente che ancora troppe persone dipendessero dai messaggi di altri, perché questo significherebbe essersi spostati da una possibile specifica religione ad un altro tipo di visione, ma sempre nella stessa modalità, cioè di dipendenza, di aspettativa e soprattutto in questo senso di rinuncia al proprio potere, perché il risveglio della coscienza significa questo, significa ricordare chi siamo, ricordare che abbiamo una connessione nostra personale con la sorgente e attingere a questa. Quindi va bene ascoltare i messaggi di altri, va bene chiedere aiuto a chi è 2 metri più avanti, va bene confrontarsi, ma nello stesso tempo mi auguro che voi stiate facendo il vostro personale percorso di connessione con la fonte, perché è lì che dovremmo andare a parare. In quinta dimensione ogni essere è autonomo, in unione con il tutto, nella frequenza dell'amore, certamente, però ovviamente la quinta dimensione non è la destinazione finale, l'evoluzione non ha mai fine, le dimensioni sono moltissime e peraltro le numeriamo per comodità, diciamo, umana, ma corrispondono a frequenze differenti tra loro, ben distinte. Ecco, ci tengo perché tra l'altro io ho la percezione che molti messaggi non siano autentici, che molti messaggi, come per tutto su questo pianeta, ci sia da fare una distinzione. È importante essere in grado di farla. E va bene, voi vi fidate di alcune persone, di alcuni canali. Io stessa mi pongo in questo senso, però mi sento di dirvi in ogni caso di affinare la vostra connessione e di non credere ciecamente a tutto quello che sentite, perché l'oscurità si nasconde molto bene proprio attraverso la falsa spiritualità, attraverso messaggi che sembrano essere d'aiuto e magari non lo sono. Io non sto parlando di nessuno in particolare, sto parlando in generale, perché credo che la falsa spiritualità sia più dannosa e pericolosa dell'essere ancora addormentati e vivere pienamente nella terza dimensione. Quindi imparate, se non lo avete ancora fatto, a connettervi con le vostre guide, a trovare le vostre risposte
E soprattutto smettete anche di chiedere previsioni. Io ho smesso di farlo. Non mi va perché non è così semplice fare una previsione. Tutto cambia costantemente a seconda dei milioni di cambiamenti che ogni essere sulla Terra vive ogni giorno, a seconda dell'andamento della frequenza singola e collettiva. E quindi trovo anche stupido ad un certo punto continuare a chiedere, continuare a cercare di prevedere cosa accadrà. Accadrà quello che noi faremo accadere, quello in cui crederemo, quello che alimenteremo a livello di forma pensiero, di egregora, a livello di convinzione. Questo accadrà. Sì, voi potreste pensare, noi siamo una minoranza, però la frequenza della luce, le frequenze alte in proporzione sono molto più potenti di quelle basse. Io mi sento di condividere questo messaggio perché ho la sensazione che molte persone ancora dipendano dai messaggi degli altri, dalle previsioni, da quando ci salveranno, chi ci salverà, come andrà a finire. Non pensate che chi riceva questi messaggi sia un essere speciale. Siamo tutti speciali. Potenzialmente siamo tutti in grado. Bisogna semplicemente crederci, avere fede, allenarsi, come per tutto, e ovviamente lavorare su se stessi in modo da essere canali puliti. Più avrete frequenze alte e meno potrete essere attaccati dalle basse frequenze. Quindi non so se voi condividerete il mio pensiero, se avete la stessa impressione che ho avuto io, magari mi sono sbagliata. Però scrivetemi nei commenti, fatemi sapere come la pensate. Io mi sento di dirvi questo perché ascolto un po' in giro, leggo un po' in giro, seguo clienti e veramente, credetemi, in giro c'è un sacco di falsa spiritualità nascosta dietro anche ad un certo modo di abbigliarsi, di presentarsi. La spiritualità è un atteggiamento verso la vita, è la connessione con l'intero universo, non richiede che andiate in giro mal vestiti, spettinati, con la barba lunga, che siate poveri. Questi sono tutti luoghi comuni. Detto questo, ognuno è libero di presentarsi, di vestirsi, eccetera, come vuole, però sappiate che una persona ordinata, pulita all'esterno, è ordinata e pulita anche all'interno. E chi è portatore di alte frequenze difficilmente si presenterà a voi in modo così trasandato, trascurato. Significa che non si è preso cura del corpo fisico. E i nostri corpi sono tutti collegati, non si può pensare di prendersi cura solamente di quelli sottili e lasciare andare o maltrattare o trascurare il corpo fisico. L'equilibrio riguarda sempre tutto. Non ci sono parti che valgono più di altre. Tutto nel suo insieme contribuisce alla nostra frequenza e quindi tutto nel suo insieme deve essere portatore di equilibrio. Ma ne riparleremo, così come parleremo dell'ego e di tante altre cose, i luoghi comuni che io mi sento di affrontare con voi. Aspetto i vostri commenti e poi ci risentiamo.